veramente felice di essere in questa sede oggi e ritengo che con una rassegna culturale come quella che avete magistralmente organizzato in questa sede stiate facendo una meritevolissima opera di resistenza alla barbarie che avanza, perché il modo migliore per lottare contro il tecnocapitalismo nichilistico e globalizzante è anzitutto ripartire dalla cultura e quindi tornare alle radici da cui proveniamo, la cultura che non è poi semplicemente la tesaurizzazione dei saperi che ciascuno di noi fa come individuo, la cultura è l'essere parte di una civiltà, sapersi parte di un mondo storico, di un radicamento nella propria vicenda, essere consapevolmente parte di quel mondo e rivendicarlo. E questo mi permette di spingermi subito in medias res ad affrontare la questione della globalizzazione o come io la chiamo nel mio saggio, nel mio studio monografico, la globalizzazione. Perché, vedete, uno dei temi, a mio giudizio, fondamentali del marxismo, sì, di quello che veniva prima evocato, uno degli insegnamenti irrinunciabili del marxismo è quello di provare a guardare le cose dal punto di vista del basso e non dell'alto. Un tempo si sarebbe detto di sinistra e non di destra, ma queste categorie sono ampiamente superate dalla vicenda storica. Oggi destra e sinistra sono una dicotomia, una diade che non ha altra funzione se non di svolgere il ruolo di protesi di consenso di massa alla civiltà del tecnocapitalismo. Che si sia di destra o di sinistra, si può benissimo essere conniventi con l'ordine tecnocapitalistico globalizzante. La vera dicotomia della politica, la vera diade, il nuovo spazio geografico, se vogliamo dire così, intorno al quale si organizza il pensiero politico deve essere quella della dicotomia tra alto e basso, o se preferite tra elite, oligarchie finanziarie, cosmopolitiche in alto e in basso popoli globalizzati che subiscono le offensive della nuova classe dominante, la nuova classe dominante che oggi è incarnata da una cinica e senza frontiere casta di banchieri no border, di cinici ammiragli della finanza e della delocalizzazione multinazionale. In sostanza la classe dominante oggi non coincide né poco né punto con la vecchia classe media borghese, quella classe media borghese che pur all'interno del modo capitalistico della produzione aveva pur sempre una sua sfera valoriale non mercificabile, aveva pur sempre una sua coscienza infelice, avrebbe detto Hegel, che la portava a essere anche critica verso quell'onnimercificazione dilagante che stiamo oggi sperimentando. Senza spingerci troppo lontani da qui, basta rammemorare la figura di un Adriano Olivetti per avere coscienza di una grande borghesia che aveva il senso della comunità, che aveva un mondo storico alle spalle. Dietro la grande cultura borghese c'erano Beethoven e Goethe, c'erano Hegel e Kant. Dietro l'odierna casta di banchieri senza frontiere non c'è nulla, o più precisamente c'è il nulla, il nichilismo della civiltà dei mercati, quei flussi e riflussi della finanza che non danno spazio ad alcuna creazione culturale, alcuna radice di civiltà. Ecco perché oggi il conflitto di classe, altro concetto che mutuo dal marxismo, ma rileggo e provo a rinnovare nel mutato contesto storico, il conflitto di classe oggi non si è esaurito, è più vivo che mai, semplicemente è mutata la composizione delle classi nel conflitto. Abbiamo, ripeto, in alto una classe dominante di globocrati senza frontiere, che non sono ovviamente proletari e non sono più nemmeno borghesi, perché della borghesia non condividono il fondamento della civiltà borghese, che è il lavoro. La classe borghese, e in ciò vi è una interessante analogia con la classe proletaria, condivide con la classe proletaria il tema del lavoro. È solo nel lavoro che l'uomo si forma, è solo nel lavoro che la coscienza umana si costituisce, nella nostra capacità, potremmo dire, antropizzante di lavorare mutando la natura secondo obiettivi umani che noi possiamo oggettivarci. E questo, badate, è un tema che al di là dei modi diversi di concepire il lavoro rende del tutto storicamente simili la borghesia e il proletariato. Quando Carlo Marx nel Capitale, in un passaggio splendido della sua opera, dice: voi potrete anche prendere l'ape più perfetta, il castoro migliore, producono l'ape la sua cella, il castoro la sua diga in maniera istintiva,
senza che vi sia un pensiero, mentre invece, dice Marx, anche il peggiore degli architetti ha pur sempre un obiettivo, agisce ponendosi uno scopo. Questa è la grandezza del lavoro umano. Bene, nella nuova civiltà post 1989 non è più il lavoro a essere il fondamento del mondo storico. La nuova classe dominante non si fonda sul lavoro. La nuova classe dominante vive in maniera parassitaria, bancaria, usurocratica. Vive sfruttando in maniera parassitaria il lavoro delle classi lavoratrici, che sono appunto i vecchi ceti operai e proletari, e insieme il vecchio ceto medio borghese, che anch'esso è precipitato nell'abisso, in questa nuova classe dominata, globalizzata, come io la chiamo, che subisce le offensive della classe dominante. Chiamo invece la classe dominante oligarchia finanziaria, o, con un'altra espressione che mutuo da Marx, aristocrazia finanziaria. Non certo perché la classe dominante sia abitata da oi aristoi, i migliori, non lo sono infatti, è abitata da individui che dell'aristocrazia classica condividono il fatto di vivere non del loro lavoro ma di rendita. La rendita torna a essere il fondamento della vita dell'odierno sistema della produzione, la rendita finanziaria, usurocratica. Il capitale oggi, ha scritto un importante studioso, David Harvey, vive tramite un'accumulazione per spossessamento, non più tramite il lavoro, bensì tramite il debito e la cattura. Il debito comincia a essere sempre più visibilmente il fondamento della nuova civiltà, se vogliamo chiamarla così, dei capitali liquidi e finanziari. Il debito, che non è soltanto un dispositivo neutro, ma è un metodo di cattura, evidentemente. L'homo indebitatus, il nuovo abitatore della globalizzazione cosmopolitica, è colui il quale è invischiato in un dispositivo di cattura dal quale mai potrà affrancarsi. Il debitore ideale, dal punto di vista della classe dominante parassitaria, è colui il quale non potrà mai estinguere il proprio debito. Il peggior debitore possibile, invece, è quello che è in grado di estinguerlo e quindi di affrancarsi dai ceppi della schiavitù mediante il debito. Come scriveva Ezra Pound in un passaggio magnifico della sua opera, il debito è il moderno sistema di schiavitù. E Marx, quasi anticipando le tesi di Pound, diceva che il vecchio schiavo romano era legato al suo patrone da catene, l'odierno schiavo del capitale è legato da fili invisibili che non si vedono ma che tuttavia sono presenti. Oggi questi fili invisibili diventano palesemente quelli del debito come dispositivo di cattura. L'homo indebitatus. Tramite la figura dell'indebitamento assistiamo costantemente a un processo mediante il quale l'individuo, i popoli e gli stati vengono catturati da enti privati, bancari e, per così dire, imprigionati in un debito che non potranno mai estinguere e mediante il quale viene portato loro via tutto. Tutti abbiamo dinanzi agli occhi le tragiche vicende della Grecia. La dissoluzione in atto della Grecia è il trionfo del paradigma usurocratico, ma è anche l'immagine vivente del nichilismo dell'Unione Europea come emblema di questo sistema parassitario e finanziario. Colpire la civiltà ellenica significa colpire al cuore l'Europa. Spesso si è rilevato giustamente che l'Unione Europea non è nata sul fondamento delle radici culturali che la compongono, che sono radici plurime, plurali, le radici greche e romane, della filosofia platonica e del diritto romano, della cristianità e del Rinascimento. L'Unione Europea sembra aver d'imperio cancellato queste radici per fondarsi unicamente sul nudo valore di scambio e sui progetti e processi di indebitamento dei popoli tramite i parametri del fiscal compact e delle leggi bancarie innalzate a fondamento ultimo del costrutto europeo, in quella che Jürgen Habermas ha chiamato con una felice espressione la spirale tecnocratica dell'Europa, una spirale che finisce per imprigionare i popoli in questo sistema e per svuotarli della loro anima, come è avvenuto appunto in Grecia. Ecco, credo quindi di importanza vitale non solo per lo studioso, che forse sarebbe cosa irrilevante per i più, ma invece per ogni cittadino dell'Italia e dell'Europa tutta,
comprendere i processi che stanno avvenendo e che vanno sotto il nome di globalizzazione, ma provando a pensarli visti dal basso, pensati altrimenti, non assumendo dunque il punto di vista dell'élite cosmopolitica finanziaria che, sa va san dir, tutto l'interesse ha a glorificare, a beatificare suddetti processi di globalizzazione, che sono quelli in ragione dei quali essa élite finanziaria trionfa su tutta la linea, celebra in anella uno dietro l'altro i suoi successi. In fondo, se ci pensate bene, qual è il dorado più grande per la classe dominante liquido finanziaria se non la globalizzazione? Globalizzazione significa per le classi dominanti la possibilità di delocalizzare, ossia di spostare la produzione ove convenga per via dei minori diritti, delle scarse tutele dell'ambiente, della possibilità cioè di produrre ove sia conveniente farlo. Globalizzazione significa in più costringere le popolazioni locali garantite da diritti a perdere quei diritti per essere competitivi nell'arena globale. In fondo non è ozioso domandare che cosa venga in concreto e di positivo dalla globalizzazione all'operaio di Fiat Mirafiori, per non andare troppo lontani da qui. Globalizzazione per l'operaio di Fiat Mirafiori non significa la meraviglia del mondo della open society, come la chiamava Popper prima e come la chiama il turbo finanziere Soros, che non a caso le classi dominanti innalzano a filantropo tout court, senza rammemorare il fatto che trattasi di uno speculatore finanziario che nel 92 poneva sotto scacco la lira all'indomani della vicenda del Panfilo Britannia, che ancora adesso orchestra rivoluzioni colorate per rovesciare i governi non allineati con il Washington Consensus e con la cosmopolitizzazione infelice. Bene, è del tutto evidente che la globalizzazione significa né più e né meno che per le classi dominanti l'opportunità di tutelare i propri vantaggi, ma per l'operaio di Fiat Mirafiori significa né più e né meno che egli, tutelato da una serie di diritti, di conquiste che sono parte integrante della storia del Novecento, ricordo sempre alle nuove generazioni, spazzolando contropelo la storia e rovesciando la narrazione egemonica, che il Novecento non è stato solo, è stato anche certamente il secolo dei totalitarismi genocidari, certamente, ma è stato anche il secolo del lavoro e delle conquiste dei diritti e delle democrazie. È stato il secolo delle grandi conquiste del compromesso fra Stato e mercato, è stato il secolo dei diritti, come lo chiamava anche Norberto Bobbio, l'età dei diritti. Ecco, evidentemente la competitività globalizzata significa per l'operaio di Fiat Mirafiori, tutelato da una serie di diritti e di conquiste, che dovrà essere competitivo con il lavoratore del Bangladesh o dell'India, che senza diritti e senza tutele produce il medesimo a prezzi più bassi, con l'ovvia conseguenza che viene sempre taciuta dagli architetti della globalizzazione e dagli ingegneri del mondialismo sans frontiere, e che di più viene taciuta anche da quelle sinistre fucsie cosmopolitiche che sono diventate da tempo le stampelle della globalizzazione finanziaria, viene taciuto il fatto che non saranno certo i diritti dell'operaio di Fiat Mirafiori a traslarsi verso Oriente. Al contrario, sarà egli, lavoratore di Fiat Mirafiori, che dovrà perdere i propri diritti, dovrà liberarsi di quel gravame di diritti e di conquiste che la neolingua liberista ha già da sempre liquidato come vivere al di sopra delle proprie possibilità, dovrà liberarsi di tutto questo per essere competitivo con il Bangladesh o con l'India. Questo è lo scenario della globalizzazione che io chiamo globalizzazione, dove non vengono accresciuti i diritti ma si perdono i diritti, dove a fare affari è la classe dominante, non certo i ceti medi e le classi lavoratrici. Questo discorso vale, si badi, per le classi lavoratrici tradizionalmente intese, ma anche per i ceti medi. I grandi trattati di free trade zone globale, come il TTIP, il CETA, che altro fanno se non spazzare via i ceti medi borghesi, la piccola imprenditoria locale, sotto i colpi di un competitivismo sans frontières che fa trionfare un'unica legge, quella per cui la moneta cattiva scaccia quella buona, quella per cui la grande produzione multinazionale, quella che si fonda sull'evasione a norma di legge, per intenderci, sulla delocalizzazione, sui paradisi fiscali a proposito di teologia economica,
Ebbene, questa figura dominante è quella in forza della quale i piccoli e medi imprenditori vengono spazzati via. Questa è la novità della Belle Époque post 1989, che il capitalismo vincente non ha garantito libertà e diritti, come va ripetendo la retorica logora dominante, come vanno sostenendo a piè sospinto gli zaratustriani aedi dell'eterno ritorno del libero mercato. Ha vinto col 1989 la spietata legge del capitale senza frontiere, quella che sta massacrando i ceti medi e le classi lavoratrici, che sta sancendo l'apoteosi delle classi dominanti liquide finanziarie appunto, senza alcun rispetto per il mondo del lavoro e della piccola imprenditoria. È quello che sta producendo vere e proprie ecatombi di lavoratori e di imprese, dove peraltro sarebbe interessante svolgere anche un discorso, ma lo affronteremo magari in un'altra sede, del mutato contesto della classe lavoratrice in quanto tale. Oggi la classe lavoratrice non è più composta dall'operaio fordista di cepliniana memoria. Oggi in larga parte la classe lavoratrice è composta da partite IVA, le stesse contro cui si fa la battaglia dicendo che bisogna colpire gli evasori fiscali. In larga parte si va a colpire la classe lavoratrice ancora una volta, ed è surreale, vedete come siamo dominati dalle categorie con cui la classe dominante si orienta e pretende che ci orientiamo. Dovremmo un giorno smettere di parlare la lingua dei padroni e cominciare a ricostruire una lingua dal basso, chiamando globalizzazione quella che loro chiamano globalizzazione, chiamando rapace privazione dei beni comuni dei popoli e degli stati quella che loro chiamano la privatizzazione. Dovremmo chiamare ancora la distruzione dei beni comuni e dei diritti quella che loro chiamano la liberalizzazione. Vedete, quello che sta avvenendo è emblematico da questo punto di vista. In nome della globalizzazione stanno compiendo un vero e proprio massacro di classe gestito univocamente dall'alto. E questo determina quella che nel mio libro ho chiamato appunto la globalizzazione, la produzione seriale di una nuova servitù della gleba, anzi della globalizzazione, composta da individui super sfruttati e sottopagati, dove nella classe dominata, ripeto, vi sono in egual misura i ceti medi pauperizzati e martoriati dai processi di globalizzazione e le vecchie classi lavoratrici. Il conflitto semplicemente ha mutato sembiante, ma ha rinsaldato se stesso. Se ancora negli anni 60 e 70 era biunivoco il conflitto, oggi è univoco, è gestito a senso unico dall'alto, dalla classe dominante, che ci impone non soltanto le proprie conquiste di classe, come è evidente, ma anche il suo linguaggio, di cui l'importanza anche della cultura, cioè il fatto che occorre pensare altrimenti, rovesciando le mappe dominanti, ricostruendo un lessico del basso e per il basso. Larga parte dei nostri drammi scaturiscono dal fatto che inavvertitamente spesso parliamo un linguaggio che è il linguaggio dei dominanti e quindi accettiamo quella globalizzazione che tutto l'interesse avremmo a respingere.